Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e siamo di nuovo qui su Pokémon Unite. Oggi analizziamo le patch note. Infatti ho già fatto l'analisi delle patch note in live, l'abbiamo fatto per bene confrontandola anche con il sito giapponese e tutto quanto. Quindi ve lo voglio riproporre qui su YouTube e niente, vi lascio quindi all'analisi delle patch note. Allora, voi come al solito lasciate un bel like, mi raccomando. Domani esce Blissey, lo proveremo, faremo anche una breve analisi in live domani mattina dalle 10, poi siamo sempre in live tutte le mattine, quindi sbrigatevi, iscrivetevi al canale e tutte le solite cose. Io vi lascio all'analisi, al Vapor del passato per me, ma del pochi secondi per voi. Ciao. Andiamo a vedere questa patch note che verrà fatta il giorno 2021, mese 8, anno 2018, penso. Non lo so. I numeri ci sono, 2021, 8, 18, 7, eccoli. Quindi 18 agosto, cioè domani. Comprenderà bug fix, text fix, shop updates, che non si sa. Sì, questo è lo spoiler leak di Metagross. Allora, cambiamenti sono stati fatti alle statistiche, alcuni Pokémon e alle mosse per bilanciare le Unite Battles del... Oh my god. Crustle. Stealth Rock. Mossa inutile finora. Cooldown ridotto e il danno incrementato. Rimarrà comunque, secondo me, poco utilizzata. Anche perché Rock Tomb pure è stato aumentato. Vabbè, che in realtà è l'altra. Cioè, Stealth Rock è l'alternativa a... come si chiama? Shell Smash, se non sbaglio, no? Giusto? Giusto, sì. E Rock Tomb, comunque, danno incrementato, perché si sceglieva sempre X Scissors. E quindi andiamo un po' a vedere il cambiamento di Crustle, anche se devo dire non è che mi interessi molto avendo 20% win rate. Quindi Garchomp, cambiata la velocità di movimento, questa è una grande cosa. È una grande cosa. La velocità di movimento di Garchomp, perché chiaramente lui deve andare verso il target per attaccarlo e molto spesso veniva semplicemente kaitato. Quindi la gente andava indietro, lo attaccava e Garchomp salutava con la manina. Poi Bulldoze ha aumentato il danno che fa. Il Bulldoze è la mossa iniziale, che si prende già dal livello 1. Interessante. Dragon Rush, cooldown ridotto. Quindi probabilmente la combo che ho fatto nel video sarà quella che verrà utilizzata sempre. Slowbro, attenzione, viene nerfato. Mannaggia, già avevi 49% di win rate, è un casino, pensa se lo nerfano pure. La durata degli effetti di Surf è diminuita. E direi anche finalmente, dato che quando ti prendeva con la punta dell'onda, stavi lì e saltavi 3 ore. Che cazzo. Scald... bug fix e vabbè, danno incrementato, ma quando mai hai visto Slowbro con Scald? Mai, perché non serve a cazzo secondo me, almeno per il momento, poi vedremo. Magari one shot e allora non sarà più un tank. Snorlax, l'ho cambiato tutto. Diminuito il danno di Eevee Slam. Direi anche grazie, finalmente. Eevee Slam block, no, la durata dell'effetto è diminuita, quindi boh, potremmo ancora bloccare qualcuno contro il muro? Non lo sappiamo. Flail, move upgrade, si sa che significa. Move upgrade. Mo è più bella la mossa, è più forte. Ma perché metti move upgrade? Dio santo, ma scrivi quello che è. Aumentato il danno. Vabbè, non mettere i numeri se non vuoi mettere i nomi, ma move upgrade che cazzo significa? Quindi, Unite Move. La Unite di Snorlax non ti refulla più completamente
Però aspetta, allora, vediamo un po'. Io madrelingua giapponese, Google Translate, yes, eccolo qua. Vedete come ho tradotto anche per voi? Iwabari. Che sarebbe Iwapalas? Nanni! Mette il Prime, così clicca, iscriviti, senza costi aggiuntivi. Grazie, benvenuto! Punto esclamativo Telegram, in chat e entri nel gruppo, solo sub. Ma continuiamo questo Iwapalas. Vabbè, questo è uguale. The waiting time has been shortened. Quindi, che cazzo significa? Ma non è vero, di là c'è scritto un'altra cosa. Prima avevi detto un'altra cosa. Il cooldown. Ah, ok. No, pensavo all'animazione. Pensavo all'animazione. No. Ok. Giusto, giusto. Velocità di movimento, eh? Ok, danno aumentato. Breaking in. E cooldown ridotto. Va bene. Slowbro. E ci siamo. Eccolo, il bug lo dice. Fissato un bug dove? Scald? No, dove. Non sappiamo cos'è questo. Tokusei Donkan. Boh, sarà tipo l'effetto di scottatura? Non veniva attivato a causa del danno dello Scald. La passiva, dici? Ah, sul danno di burn di Scald. Ah, ok. Vabbè, non penso sia comunque utilizzato. Poi, Snorlax, Eevee, va bene. Questo che cos'è? Block. Però qua non dice niente di che. L'effetto fluttering che cos'era? Ah, flail. Flail, ok. È stato potenziato e in più la Unite non recupera più tutta la vita di Snorlax, ma vedremo. Allora, smoke screen. Vabbè, diminuito di potenza, come si dice? Weakened. No, mi viene rallentato, Indebolito. indebolito, L'effetto della mossa ha aumentato il cooldown di proposito. On purpose. Di proposito, non è che l'hanno fatto per sbaglio, L'hanno fatto di proposito, hanno diminuito il cooldown. Vabbè. Poi, cooldown è diminuito anche qua. Qua l'hanno fatto però a caso. Non è di proposito questo. Quindi, Water Shuriken. Hanno diminuito il cooldown. Lo faremo più spesso. Ha aumentato il danno. È ok. E il cooldown ridotto su il cage coso. Che sarebbe? Ah, il double team. Ma è inutile, è una mossa inutile. Finché non cambieranno che in automatico ti targhetta quello giusto. Allora, qua abbiamo fissato un bug di Wigglytuff dove la Unite Move Gouge, quindi l'attacco potenziato. Il Gouge di solito qua dice solo bug fixes. Vabbè. Qua dice could not be actively stored after use. Quindi non poteva essere utilizzato, tipo. Una roba del genere. Il gouge in teoria, però lui credo intenda l'attacco potenziato. Non lo so. Barra Unite non si ricaricava se killavi Pokémon o facevi gol. Ok. C'è un altro bug di Wigglytuff al momento, però. Che non hanno risolto, evidentemente. Ace Burn, chi sarebbe? Cinderace. Sì, Cinderace. Ace Burn. Allora, fissato un bug. Dove la velocità di movimento era incrementata quando era pronto l'attacco potenziato, a quanto pare.
Ok. Aurora Ninetales. Aurora. Fixed bug. Oh, grazie. Grazie. Finalmente. Finalmente. Che si attivava sui Pokémon di cui non avevi vision. E ti spottava nel bash. Che cazzo. Alleluia. Beh, deve valere la stessa cosa però se il Ninetales è nel bash. Perché se noi lo stiamo giocando, siamo nel bash, non ci vogliamo far scoprire. Non si deve attivare la passiva. Che cavolo. Allora, poi è fissato un bug dove l'attivazione, la frequenza di attivazione del Snowboarding, quindi la passiva, penso, era incrementata quando siamo in range. Quindi non solo nell'Aurora Veil c'hai attacchi potenziati, attack speed, difese, ma pure la passiva aumentata c'avevi. Ed era un bug, però. Gardevoir. Fixato un bug dove? Oh, ma allora non sono scemo io. L'avevo notato quando ho fatto la guida di Gardevoir. Ho detto facciamo l'attacco potenziato che diminuisce la difesa speciale. Però il danno era lo stesso e quindi non capivo. Però ho detto boh, vabbè, magari ho pensato il sostituto, quello del training, c'ha zero di difesa speciale e quindi che gli vuoi abbassare. E invece no, era buggato. E che cazzo. Mica sono scemo, vero? Dai. Dai. Allora. La psico... Chi ne è? Che roba è? Ah, Psychic. Aggiunto l'effetto di abbassare la difesa speciale. E ci sarebbe pure, visto che effettivamente gli mancava come effetto psichico. Dato che ce l'ha nel gioco. Ah, Matte, che... Matte sta tiltando, non lo so, sta tiltando. Poi. Vediamo un po'. Wow, chi è? Chi è? Wow. È Cramorant, ma perché? Ma perché? Wow, è Cramorant. Allora. Un bug dove non potevano essere danneggiati i wild Pokémon. Ma che cazzo? Ma what? Mai successo. Cioè, mai visto sto bug. Poi wild Pokémon Avalug. Io ho ridotto la mia forza fisica. Il mio potenziale fisico. Proprio Avalug ha detto no ragazzi basta, non mi alleno più, perché veramente faccio troppi danni fisici. Basta, non mi alleno più. La montare. No, questo che cazzo. Allora aspetta, fammelo leggere in inglese. Ci sta in inglese? L'ammontare. Ah, il valore. Vabbè, la stessa cosa. L'ammontare, il valore, la stessa cosa. Ma in crisi non capisco, non ha senso. Vabbè, comunque, difesa speciale sono state ridotte. Battle item. Dashutsu Button. Questo è il Dashutsu Button. Vabbè, ha aumentato il cooldown. Purtroppo, io direi che... Cioè, secondo me è una cazzata. Su LoL non hanno mai cambiato il cooldown del flash. Per me è una stronzata. Penso sia sempre stato 5 minuti. Dall'alba dei tempi. Poi. Il goal getter. Cooldown diminuito. Cioè, a 2 minuti, tipo, roba assurda. L'effetto della Fluffy Tail potenziato. E Loose Power sarà l'attacco X. Potenziato. Attacco X, sì. Qua c'è pure Odor. Qua no. Qua non c'è. Qua non c'è. Lol, hai due esami che accetta che il flash lo prende da tutti. Vabbè, Reng, però è troppo forte il flash.
secondo me. Sono entrambi attacco e velocità X, dici? I ragazzi credono di fare capire legge da Shutsu Baton. Chissà perché. Chissà perché. Cioè aspetta, ma ho capito bene? Se uno ti avvelenava, per dire, quando ti stavo uccidendo, tu respawnavi subito, eri ancora avvelenato? No, no, non ci credo. Ma questo è un bug gigantesco. E com'è? Quando un Pokémon che è stato messo KO ritorna in battaglia. Se Pokémon si attacca, da effetto, il burn. Ma è l'unico che. Io ho pensato il burn perché è l'unico che ti può rimanere dopo 4-5 secondi. Non lo so, 4-5 secondi, però è tanto. Per un burn. Però, vedi, io la penso. Sei invulnerabile quando risponi per poco tempo. Ma lo spawn kill non è una cosa reale perché, raga, spawn kill non esiste in questo gioco. Sei troppo lontano. Spawni troppo lontano, dice... però. Sai cosa, secondo me? Che se tu stavi molto. No, però. No, perché deve essere per forza in early game. Perché se no, c'hai 30 secondi di respawn, come fa? Tipo in early game, se morivi nella giungla avversaria, per dire, un Cinderace ti aveva fatto un autoattacco, respawnavi dopo 2 secondi, e poi se che l'autoattacco ti seguiva fino in base. Questa è la cosa che mi viene. Per far uscire la gente dalla base. Boh, io però non... Per me dice che dà invulnerabilità per 8 secondi da quando spawni. Cioè non parla di status. Se Pokémon si attacca. Sì. No vabbè, ma poi sarebbe un bug fix quello che dico io. Perché se ti segue il lato attacco fino in base a quando respawni. Però allora non è short time, sei invulnerabile per... Cioè perché devi respawnare. Aspetta, perché il respawn non è che tu compari e basta. Il respawn qua è lento. Ci mette tu, la Pokéball si apre, esci, cioè ci mette un sacco di tempo. Poi dopo un secondo ti puoi muovere. Prima ti si sposta la visuale da dove stavi. Poi la Pokéball esci. Significa che per un po' non sarei attaccato. Speriamo che non sia troppo elevato sto coso, perché se è già, che ne so, 5 secondi sono tanti. Ragazzi, 5 secondi sono tanti se sei invulnerabile. 5 secondi, se è dal momento in cui riesci a muoverti, puoi arrivare fino ai buff praticamente. 5 secondi sono troppi. Short time si sa, perché lo stun di Wigglytuff è short time, dura 3-4 secondi. Non lo so. Buongiorno Canta. Metti veleno, bruciamo, muori, respawn, l'effetto del metro. 5 secondi sono tanti quando c'è il jump anche, effettivamente. Perché conta il tempo, però il tempo del jump pure... Forse potresti arrivare che sei ancora invulnerabile con il jump, sì. Potresti arrivare per un secondo ancora invulnerabile. Non va bene. Io metterei tipo 3. Metterei 3. Difendere meglio la base centrale dopo Zapdos? Circoscritto a quell'area può essere, però non penso. Però la base dopo Zapdos non la difendi. Quello è il fatto. Che vuoi difendere dopo Zapdos? Vabbè, qua non c'è nient'altro. Comunque. No, purtroppo Zapdos è ancora niente, ragazzi. Nessun cambiamento a Zapdos. Né Dread, no, niente. Rotom magari dà un po' più importanza. Ma no.